Allora Giovanni, inizio da te. Come sappiamo, andiamo prima a scoprire le strategie che propongono i componenti a squadra dei trader, però vorrei fare un attimo il punto sul mercato con te in due battute. Citavo inizio puntata la questione Reddit e soprattutto questo scontro epocale, mi viene da dire, che ha visto contrapposto gli investitori retail a quelli che sono le mani forti del mercato. Che giudizio ti sei fatto e soprattutto cosa prevedi? Prevedi che vi sarà una stretta di giro da parte delle autorità di vigilanza oppure sarà il mercato a riportare con la sua mano longa tutto nella, chiamiamola retta via, non che vi sia una via retta e una sbagliata in questa partita? Ma guarda Riccardo, oggettivamente già dai movimenti di ieri, ma soprattutto i movimenti che stanno caratterizzando poi quei titoli che erano entrati nel circuito di questa piattaforma, diciamo, social, quindi non solo GameStop che magari è passata alle cronache per diciamo, la grande performance positiva che ha avuto, ma anche AMC, BlackBerry, l'argento e poi anche in parte Nokia. I movimenti di oggi stanno un po' andando nella direzione di rientrare di questi eccessi, ma poi in fin dei conti era quello che un po' ci si aspettava un po' tutti, ecco, quindi certamente va fatta una riflessione perché la tecnologia, i social stanno andando in una direzione con una velocità che magari anche i regolamenti, le istituzioni e chi dovrebbe controllare poi i movimenti di mercato, insomma, tarda a stargli dietro. Quindi sicuramente è una riflessione da fare, ma al tempo stesso si sta palesando oggi che la borsa non è un gioco, no, non si fanno scommesse e quindi mi dispiace, ecco, per i tanti investitori che magari sono saliti sull'onda di questi titoli, saliti sul lotto volante con performance, ma soprattutto capitalizzazioni di mercato fuori da ogni logica. Ecco, magari le performance negative di questi giorni stanno un po' intaccando i loro investimenti. Ecco, quindi dovremmo ricordarci Giovanni, che. da esperto di mercato, veramente una battuta su questo. Vorrei capire se condividi un pensiero di Roberto Malnati, che di sicuro conosci, ma assolutamente è una delle figure più brillanti da sempre del trading italiano, il papà di finanza online, giusto per capirci. Bene, lui non lega i movimenti di mercato di titoli come GameStop a quello che sono di fatto le ricadute dei social network o dei forum, e da buon padre di finanza online se ne intende assolutamente, ma va a sottolineare come questo che si è venuto a creare sia un fenomeno generato dalle politiche monetarie delle banche centrali, in particolar modo dall'atteggiamento della Federal Reserve che va ad acquistare di fatto tutti gli asset possibili e immaginabili fa il prestatore di ultima istanza, e quindi questo favorisce prendere posizioni su quelle aziende che invece non hanno magari dei fondamentali solidi, ma ora si va a comprare tutto e quindi chi è rimasto indietro può essere colui che tira la volata ora. Cosa ne pensi al riguardo? Beh, pensiero sicuramente condivisibile. È ovvio che anche il tema della gestione del rischio con tutta questa liquidità a disposizione fa sì che si possano prendere posizioni speculative, anche fin troppo speculative. Quindi mi sento di condividere il pensiero, ma mi sento anche di condividere che magari chi specula e chi fa muovere questi titoli così sottili, magari non sono poi realmente i piccoli investitori. Poi dietro, comunque l'abbiamo visto anche sui movimenti delle partecipazioni su GameStop stessa, poi dietro poi alla fine di questi movimenti ci sono sempre stati i fondi. Però è ovvio, tanta liquidità sul mercato e quindi anche lì c'è un movimento che magari dovrebbe far rientrare anche gli operatori a una gestione e un'esposizione del rischio sicuramente differente. Bene, allora, Piazza Affari, se vi è una chiusura in positivo più 1,11% per il nostro FTSE in questo momento, e entriamo nel vivo della trasmissione con la prima carta che decidi di mettere sul mercato. Qual è e le motivazioni?
Allora, Riccardo, per chi mi conosce, ecco, la prima carta long fa un po' sorridere, però effettivamente la prima carta che mi gioco è un long. Insomma, chi mi conosce sa che magari di Forex non è la nostra attività principale, però ho voluto scegliere l'euro-dollaro come prima strategia. Euro-dollaro perché ho visto anche le precedenti puntate che ovviamente si disquisiva su questo e la mia posizione rimane un po' la stessa. Insomma, stiamo assistendo a un movimento con una correlazione mercati dollaro che oggettivamente non si era visto prima. È vero che la candela di ieri era un po' dettata da anche dati sul fronte dell'altro ieri, era sul fronte dell'Eurozona non particolarmente positivi, però è anche vero che insomma questo movimento non mi sembrerebbe così giustificato. A maggior ragione ci stiamo avvicinando, ormai siamo prossimi alla soglia psicologica degli 1,20, è un'area che comunque potrebbe dare sulla carta un profilo di rischio rendimento sicuramente buono da giocarsi, e quindi questo è il mio primo sottostante per questa strategia al rialzo. Allora, una carta verde sull'euro-dollaro, grazie anche alla vicinanza con la soglia psicologica di 1,20. Andiamo a vedere quindi quali sono esattamente i livelli della tua strategia, che ricordo agli spettatori entreranno in gioco da domani mattina alle ore 9 e varranno fino al mezzogiorno di martedì prossimo. A quel punto verrà tracciato un cutoff e si vedranno quelle che sono le strategie che si sono attivate rispetto a quelle che non si sono attivate. Se una strategia non si attiva, viene eliminata dal gioco. Ma ecco, lascio a te la parola per andare a vedere quelli che sono i livelli operativi. Allora, sì, l'ingresso, diciamo, ho proprio scelto area 1,20, come stop area 1,18, perché insomma mi sembra che anche da quelle parti ci sia un'area supportiva abbastanza evidente. Target, diciamo, non così ambizioso, ma ambizioso in parte, 1,23, quindi ci siamo con 1,20 con target 1,23, un buon rapporto anche tra rischio e rendimento, quindi questa è la mia strategia e anche la strategia sulla quale ho la maggiore convinzione di tutte le carte che ho scelto quest'oggi. Giovanni, vediamo un altissimo livello di convinzione, 5 stelle su 5, lo dicevi anche tu, sostanzialmente l'area 1,20 sarà una soglia spartiacque molto importante e vedevo una leva anche abbastanza elevata, 6,94. Se puoi spiegare la logica con cui hai selezionato questa operazione che ha come... Peraltro hai utilizzato un certificato long turbo open end. Quindi senza quel vincolo di scadenza che ha portato sul mercato anche di recente BNP Paribas, come sei arrivato a selezionare questo strumento? Beh, no, ho scelto proprio i Turbo Unlimited perché comunque rappresentano una novità e poi insomma mi piacciono anche come strumento in sé. La leva, diciamo, ce ne sono anche di più aggressive e più conservative. Ho scelto, diciamo, una via di mezzo un po' più aggressiva del solito, proprio perché mantengo un livello di confidenza molto elevato, ecco, su questo tipo di strategia. Magari anche dopo avrò scelto paradossalmente anche leve un po' più alte, ma magari gli stop erano un po' più stretti. Quindi personalmente guardiamo un po' i livelli, un po' dove posizionare gli stop, quanto capitale a rischio, e magari scegliamo, diciamo, le leve uno step dopo, però scegliamo prodotti che magari non vanno in stop prima o nei pressi dei nostri livelli anche di stop. Questo così eviterebbe magari rolling di posizioni che comunque anche sugli spread denaro lettera rappresentano un costo. Quindi la mia strategia è questa, forte convinzione, quindi leva quasi 7, diciamo, l'ho ritenuta giusto per questo tipo di operatività. Allora, la prima carta che abbiamo registrato è una carta rialzista. Qual è la seconda? Continui e confermi uno scenario propositivo e quindi giochi una carta verde o viceversa metti in campo una carta rossa? Un'altra carta
verde, quindi un altro long, questa volta FTSE MIB. Allora, FTSE MIB perché, insomma, diciamo la strategia che ho messo in campo è un po' attendista, nel senso che i mercati secondo me sono al rialzo anche la prossima settimana. Non è escluso un po' di volatilità lato Italia, quindi c'è da attendersi che forse nelle giornate di domani, dopodomani, magari perderemo qualcosa rispetto al trend europeo. Il livello di ingresso è un po' è posizionato andando a cercare un leggero pullback del movimento rialzista che si sta mettendo in piedi. Vediamo se riusciamo a prendere sullo swing il movimento del FTSE MIB, che comunque vedo rialzista, però diciamo che qualche livello già l'ha violato a rialzo, quindi entrare già a mercato sui livelli attuali oggettivamente mi sembrava un po' troppo, quindi ho messo come punto d'ingresso i 21.850, poi comunque lo vedremo ecco, nel allora dettaglio. Giovanni, vediamolo, guarda, direttamente andiamo proprio a vedere, visto che gli stavi iniziando a dire, quelli che sono i livelli da monitorare. Adesso diciamo scambiamo sopra i 22.000 punti, ecco perché abbiamo messo questo 21.850 come diciamo segnale d'ingresso, proprio perché magari riusciamo a prenderlo su un leggero pullback, stop 21.500, quindi anche qui non, uno stop non così largo per cercare di riandare a target con un target che abbiamo individuato in 22.360 punti. Anche qui insomma rischio sui 350 punti, proviamo a guadagnarne un quasi il doppio più o meno. Anche ecco, perché da un punto di vista tecnico, Giovanni, mi viene da dire che quella area dei 21.500 punti è l'ultimo baluardo prima di un ritorno anche probabilmente veloce alla soglia psicologica dei 21.000 punti. Sì, no, infatti l'area di supporto è quella che oltre a essere tendenzialmente psicologica, però ecco anche a livello grafico ha tenuto bene. Sì, diciamo che comprarlo adesso proprio sullo slancio non me la sento, però se riusciamo a prenderlo un po' più basso su un nuovo movimento rialzista, comunque la barriera, no la barriera scusate, lo stop loss che abbiamo messo dovrebbe tenere anche in caso di diciamo una prolungata discesa oltre il nostro ingresso di 21.850, quindi sono anche qui fiducioso e ho messo 4 stelle su 5 a livello di convinzione sull'operazione. Non c'è 2 senza 3, mi viene da dire anche la terza carta è verde. No, adesso volevi troppo, insomma, la mia propensione short non mi consentiva di metterne 3 su 3 all'inizio, quindi la terza carta è uno short. Abbiamo scelto come sottostante Stellantis, oggi è andata molto bene, diciamo era stata già oggetto di nostre strategie, soprattutto in termini di spread trading, e abbiamo insomma l'ingresso dello short, degli ultimi short che erano entrati erano proprio a livello quasi sui massimi dell'allungo post esordio di Stellantis, però ecco diciamo che potrebbe essere un'area, abbiamo indicato area 13 euro, ecco più o meno mi sentivo qui di andare a mercato quasi subito, un'area dove si potrebbe fermare. Diciamo che niente, ha reagito particolarmente bene su quello storno che dai 14 euro l'ha portata su quotazioni un po' più basse nel giro poi di nemmeno tanto tempo, insomma sarà all'incirca una settimana di borsa aperta, quindi niente, abbiamo impostato questa strategia che credo che possa entrare in realtà quasi subito, target buono perché abbiamo messo un target a 12,50 euro, stop tendenzialmente stretto a 13,31, quindi questa era un po' la strategia, ecco vi ho dato anche i livelli, in questo caso dato che poi stavamo viaggiando su comunque uno stop tendenzialmente stretto, quindi un'operatività un po' più
un po' più, come dire, da trader, la convinzione non è altissima, perché comunque la forza relativa del titolo è abbastanza evidente, però abbiamo usato una leva un po' più alta, quindi addirittura siamo andati su una leva di 7,87 proprio per sfruttare al meglio movimenti anche un po' più contenuti. Questa è la carta short. Ecco, per quanto riguarda anche gli amici a casa, avete visto finora tre carte, una sul mercato valutario, l'altra su un indice di borsa e questo su un'azione italiana, conferma per l'appunto che la vasta gamma di prodotti a leva portata sul mercato italiano da BNP Paribas è davvero molto vasta. E scusate la ripetizione. Quarta carta invece, long o short e soprattutto motivazioni di questa strategia che ci proponi. Allora, la quarta carta è un long e il titolo sul quale ho impostato l'operatività è Telecom Italia. Piccolo aneddoto che uno dice, ma che la metti a fare Telecom Italia? Diciamo che mi porto appresso un ricordo che per la prima volta che feci i trading con i certificati, e sono passati ormai 14 anni, il mio primo titolo era sul sottostante Telecom Italia. Non andò bene, poi nel frattempo magari le cose sono andate un po' meglio, però ecco, ho impostato su Telecom Italia perché a mio avviso siamo su un supporto che oggettivamente ha tenuto anche in passato e secondo me c'è un buon trade-off rischio-rendimento. Insomma, mi aspetto da qui ovviamente un rimbalzo. L'area, ho messo uno stop un po' più basso a 0,34, però diciamo lo si vede tranquillamente anche sul grafico che stai passando, l'area appare decisamente un'area di supporto, ecco, quindi ha tenuto in quattro occasioni, speriamo che terrà ancora, insomma da qui mi aspetto un rimbalzo, ecco. Una domanda tecnica prima di finire di vedere i livelli della carta che hai messo in campo. Sul grafico notavamo proprio le quotazioni di Telecom Italia su quello che è un supporto direi chiave, perché eventuali chiusure sotto questa soglia anche psicologica di 0,35 euro per azione permetterebbe di completare una figura come questo double top, un doppio massimo che sappiamo avere una valenza evidentemente ribassista. In questi casi qui, da un punto di vista anche di selezione dei prodotti, con che logiche ti muovi? Nel senso, vai a usare un po' di più perché sai che comunque lo stop, prendendolo direttamente dal sottostante, è molto stretto e quindi se rimbalza riesci a sfruttare appieno la leva, oppure comunque la tieni conservativa perché vuoi evitare, non so, delle false rotture poi recuperate che ti porterebbero di fatto te a chiudere la posizione in stop mentre poi andare nella direzione che avevi immaginato? Guarda, ho scelto una leva tendenzialmente medio-bassa, ecco, per questa operazione. E 4,53, quella del prodotto che ho selezionato. Diciamo che il livello di convinzione non è altissimo, ho preferito non prendere una leva troppo elevata, però ecco, secondo me è un compromesso giusto anche per giocarsi sempre uno stop che poi non è così oneroso, ecco, come i livelli che stai facendo vedere a monitor. Ecco, infatti vediamo anche proprio i livelli della tua strategia, un livello di ingresso a 0,3555 con uno stop a 0,34 e un target a 0,37,9 che sostanzialmente nemmeno prevedono l'uscita da questo trading range all'interno del quale scambia da ormai un anno, mi viene da dire, dai minimi dal movimento ribassista di fine febbraio, metà marzo dello scorso anno. Ecco, Telecom Italia continua a veleggiare all'interno di un ampio trading range. Manca l'ultima carta a questo punto, Giovanni, qual è? Allora, l'ultima carta è uno short e quindi, insomma, non ne potevo tenere solo uno. Lo short è su Atlantia. Il perché è presto detto. Il movimento che abbiamo assistito ieri ha avuto questo strappo anche di questo canale discendente. È ovviamente un movimento...
È un movimento che comunque è frutto di una news sulle possibilità di, diciamo, problemi sul decreto mille proroghe. L'UE ha chiesto, diciamo, spiegazioni, aggiornamenti su questo. Il mercato ha subito scommesso al rialzo su, diciamo, una revisione di quell'accordo sicuramente penalizzante per Atlantia, e quindi il mercato ha reagito positivamente. Noi ci giochiamo un'operazione a ribasso. E anche questa operazione è anche una gamba di un'operatività che abbiamo messo in spread recentemente come certificati e derivati. Diciamo, ci sembra un'operazione sicuramente aggressiva, quindi anche il prodotto che abbiamo scelto non è dei più aggressivi, poi lo vedremo insieme, però ecco, questa operazione ha senso anche prendendo le gambe singole, quindi anche mettendo solamente short Atlantia potrebbe essere il trade giusto, ecco. Non siamo iperconvinti, cioè non sono iperconvinto, quindi ha un livello di confidenza 3, però ecco, potremmo giocarci il rientro delle quotazioni dopo questo rialzo dovuto proprio a questa notizia. Ecco, prima di andare a vedere i livelli operativi, una considerazione. Ho visto che hai usato e selezionato una mini future, non una turbo certificate, piuttosto che una turbo certificate unlimited. Mini future, che sono degli strumenti che nella declinazione short che hai usato tu, peraltro, possono essere usati anche per andare a coprire il portafoglio. Esempio, chi avesse comprato Atlantia un paio di giorni fa e stesse avendo a proprio favore questo movimento rialzista degli ultimi giorni, causato anche dalle notizie che sottolineavi, potrebbe coprire la posizione utilizzando proprio degli strumenti come i mini future nella loro declinazione short. Sì, no, rispetto, ecco, alla versione unlimited, però diciamo poco cambia rispetto ai turbo, tendenzialmente per chi fa queste strategie, magari anche dico un po' più di lungo respiro, magari anche in spread trading o magari anche in termini di copertura di portafoglio, forse piuttosto che i turbo sarebbe preferibile utilizzare proprio i mini future. Diciamo, questa operazione è un po' figlia del fatto che volevo un attimo calibrare la leva, quindi poi la scelta del prodotto è stata un po' figlia di questa mia volontà, però insomma è fatto bene a sottolinearlo, perché diciamo ci sono alcune questioni di natura tecnico-funzionale che differenziano i turbo normali, i turbo unlimited rispetto ai mini future, e come detto i mini future si utilizzano prevalentemente per chi dovesse fare coperture di portafoglio, quindi anche non solamente sul singolo titolo, ma chi volesse ridurre l'esposizione al rischio del proprio portafoglio può fare ricorso a questi strumenti, che garantiscono diciamo una totale come dire linearità rispetto all'andamento del sottostante, e quindi potrebbero essere più idonei all'uso per queste finalità, quindi sicuramente hai fatto bene a specificarlo. Giovanni, ci mancano solo i livelli per chiudere quelle che sono le strategie che metti sul mercato per questa settimana. Allora, abbiamo deciso di entrare, ecco, lo vediamo dalla carta, abbiamo deciso di entrare su un livello di ingresso di 14,25 euro, lo stop è 14,61, che non è altro che l'ombra, lo spike della candela non di oggi ma di ieri, quindi quello potrebbe essere il nostro stop loss, perché ovviamente se violato mi posso aspettare che insomma il trend potrebbe proseguire al rialzo. Il target abbiamo indicato area 13,50, perché anche in ottica di rischio rendimento insomma ci sembrava un'area interessante dove mettere il nostro take profit, che poi a livello grafico diciamo corrisponde al nuovo ingresso delle quotazioni del titolo all'interno di quel trend, di quella trend line ribassista che perdura ormai da più di un mese. Bene, allora Giovanni, grazie mille, queste sono le carte che hai messo sul mercato come componente della squadra di trader. Ora andiamo a sentire come risponde il tuo avversario per questa settimana, dunque scopriamo le strategie degli analisti. A dopo Giovanni.